ready for LGB. E anche questo è stato riparato, ciao a tutti i membri del branco, sono sempre il vostro Ale LGB, e oggi siamo di nuovo sul barcone dell'altra volta perché mi si era incriccato tutto e ho dovuto rifare da capo, sig. Vabbè, proseguiamo come se non fosse successo nulla. Ah, qui ci sono le tipe in cosplay che volevano giocare a scacchi, ora risolvo tutto col mio Death Note. Guarda che hai sbagliato video. Luke, nonostante mi conosci da più di 2 anni, hai ancora molto da imparare su di me. Ecco, hai visto che una di loro è morta, questo testimonia che ho un fottutissimo Death Note. Mi fai paura ogni giorno di più. Dai che ti voglio bene XD. Vediamo se manca qualcun altro e poi passiamo alla sfida del livello. Ok, non manca nessuno, vediamo di che si tratta, speriamo sia qualcosa di veloce, che se no mi si brucia l'arrosto a casa. Bene, eccoci qua, a prima vista sembra qualcosa di facile, e ma cos'è questo zoom? Voglio un primo piano. Ecco fatto, non è proprio un primo piano ma fotte sega. Ok, il tipo chiedeva delle armi, giusto, allora meglio procurargli una spada micette KGDK, non so che minchia ho scritto ma tentar non nuoce. Non era proprio quello che intendevo, allora ti do una bella spada proveniente da Dark Souls, ma non quello overpower, intendo l'arsoio ad inizio livello XD. Un'ape cibernetica, ma in questo gioco esistono le spade o devono ancora inventarle? Datemi una spada di merda. Giustamente prima, metto di mela e poi esce di pile, GG. Meglio dargli una spada semplice che pure sul pianeta Namek sentono puzza di arrosto bruciato. Ecco, ti accontentato, ora levati dalle palle. Ma che cazzo, perché non accetta la spada, non sarà mica made in Cina? Ok, qui c'è quel quadra che non cosa. Ho spammato più spade io che un marocchino sulla spiaggia, ti prego dimmi che eri te, madonna mia era ora, la prossima volta prendetevi i numerini come al salumiere porca Eva. Ok, vediamo chi è il prossimo. A quanto pare dobbiamo far crescere i capelli a Mr. Crapa Pelata, e qualcosa mi dice che stavolta il tipo qua sopra c'entra qualcosa. Ok, non era lui, ma almeno l'ho reso più sexy, lol. Controlliamo di sotto e vediamo se, oh cazzo merda porca puttana, mi sembra di vedere Vanna Marchi versione zombie, prendi una fottuta barba bababa e fatti un bagno. Non intendevo una barbabietola, scusate se mi allontano un secondo, ma il pranzo mi sta tornando su, Luigi viene a sostituirmi va. Ciao Ale, tranquillo ci penso io. Allora, il tipo aveva bisogno di una barba giusto? Ecco qua la tua barba, e ho pure sbagliato a scrivere. Non saprei quale mettere, mettiamone una a caso e basta. E vai, ci sono riuscito, ora Ale sarà fiero di me XD. Vediamo il prossimo, dobbiamo trovare un fantasma, vediamo dove si trova. Ok, penso che sia quella specie di Pokémon venuto male. Ok, ecco qua lo spirito, come possiamo fare? Ho un'idea, uno specchio è quel che ci vuole. Sì, ma che cazzo? E anche Robert Pattinson è andato, sono troppo forte. Rieccomi qua, allora com'è andata? Sono riuscito a portarti avanti con le sfide. Grazie infinite per la disponibilità, ci si vede al concerto di Skrillex, mi raccomando portati anche delle belle tipe, XD. Ok, alla prossima, mi sponsorizzi? Ma basta veramente però! Dai che scherzavo XD. Vabbè dai, riprendiamo con il video, dato che il tipo qua non ha cervello, meglio dargli un libro di matematica per suicidarsi. Ok, a quanto pare qui non esistono libri di matematica, proviamo con un libro alla sporra. Sono certo che funzionerà. Libro alla sporra. Forza win. Oh cazzo, non ho letto la sfida, cosa devo fare? Ecco, a quanto pare questo è un fantasma pedofilo, Ghiamà della Bolizia. Scusate, è solo che prima avevo dato un'occhiata al libro alla sporra e mi ha mandato un po' in culo il cervello, lol. Ok, basta, ricongiungiamo già cacasi. Col fantasma Polly. No, proviamo con un... Oh no!
Oddio, non ci credo, sto crepando. Non ho riso così tanto da quando era entrato un bimbo talebano in un live di Ricky KTM. L'avete vista? Chi è sto deficiente? E mi lagga. Dio santo! Chi è sto coglione? Bene, sono spariti tutti. Prendiamo la stella e andiamocene, che minimo avrò la casa in fiamme. E aspettate, perché non mi ha dato livello completato? Eppure qui mi sembra di aver fatto tutto. Vabbè, intanto che vado alla ricerca delle ultime sfide, ne approfitto per dire un paio di cosine. Per prima cosa volevo ringraziarvi dei 2100 iscritti e volevo ringraziarvi perché siete miei culetti d'oro! No dai, che scherzo, xdddd. Seconda cosa, dato che sono quasi alla fine del mio terzo anno alle superiori, mi aspetteranno giornate molto impegnative, soprattutto con la media di alcune materie che mi ritrovo, quindi sarò costretto a lasciare da parte il canale per un breve lasso di tempo, ma questo non significa che sarò totalmente assente, diciamo solo che le pubblicazioni dei video non saranno regolari fino al 7 giugno. Mi spiace dirvi questo, ma per me la vita privata è più importante della vita sul tubo. Altra cosa importante, ho accumulato abbastanza materiale per aggiornarvi sul Praia di Los Santos Project, e penso che il video lo pubblicherò verso metà giugno, quindi preparatevi a vedere qualcosa di pazzesco. Ultima cosa, ma non meno importante, mando un grosso saluto a Luigi, poi vorrei ringraziare Loquendo Comedy per avermi fatto scoprire alcune nuove voci loquendistiche per i video futuri, e infine, se qualcuno di voi è interessato a Dragon Ball Online e a Minecraft, vi consiglio di passare dal mio amico Nico il Patron, che sta ricreando l'intero server su Minecraft, vi giuro che è una cosa pazzesca. Bene, alcuni di voi avranno notato che ho tagliato il pezzo di una sfida, il fatto è che ho dovuto tagliarlo per forza, se no il video veniva una cosa abnorme e lo avrei pubblicato nel 2087, XP. E intanto che gli squali si accoppiano, io cerco di prendere la mappa del teso minchia ad Oliver Queen, e quando Glir la riporto gli faccio un culo tanto. Eccola qua, ora troviamo un modo per tornare di sopra. Allora, di là ci stanno gli squali ingrifati, meglio non rischiare prima di ritrovarsi un morso e un pene di squalo nel culo. Ah ecco, ho trovato, il mio fidoga bicesso a pedali è in grado di tirarmi fuori da qualunque situazione. Ecco fatto, ora tutti fuori. Ma adesso che ci penso, fino a poco fa ero sott'acqua, come minchia facevo a parlare senza problemi? Ma, sarò parente di Aquaman. Ecco la tua fottutissima mappa, ma dove scappi? Torna indietro che devo pestarti. Vabbè, troviamo le sfide rimanenti. Eccolo qua l'anello mancante, se ti serve un nido ho proprio il materiale che fa per te. Ecco qua un po' di fango e merda proveniente dal vecchio capobastone, quelli sì che erano bei tempi. A quanto pare non ha funzionato, allora creiamo un nido monizzatore. Anzi no, lettere a caso time. Nido Ryan, penso che possa andare. Ecco fatto, ma che succede? E che cazzo è? Ha un fottuto tunnel autostradale al posto del culo. Finalmente livello completato, ma che è successo all'uovo? No, aspettate prima di chiudere, sono proprio curioso di vedere cosa c'è dentro. Oh cazzo, che botta di fondo schiena, però potrebbe schiudersi l'uovo, al massimo stasera frittatona per tutti. Vediamo che è successo. Ancora nulla, proviamo ad aprirlo alla old school. Oh, questo drago è mio, lo voglio instant. Bene piccolino, penso che ti chiamerò Artax, ti piace? Bene, il discorso di matrimonio l'ho già fatto, quindi qui è tutto dal vostro Ale LGB ed Artax. Commentate ed iscrivetevi, ciao e alla prossima. Dimmi Artax, ti piace l'arrosto bruciato? No.
o no se ci provi, dico ad Inferno 69, di stuprarti in ogni posizione conosciuta dal genere umano e alieno. Stai attento, recluta, perché la mia ex moglie mi chiamava il martellatore sonico, rischi di farti molto male con me. E dai, come si fa a resistere ad una battuta del genere? State a sentire. Oddio santo.